Conada City, viaggino Randy 7 a San Pancrazio di Russi. Le terribili, vi hanno definito così a Castenaso, le terribili di Monteveglio, no, non ci credo, siete, guarda che due angiuletti che sono queste qui. Nome e cognome? Sidi Solanchi, Ridi Solanchi. Ripetiamo il nome bene. Sidi. Sidi. E Ridi. E Ridi. Ah, che bei nomi, cosa vogliono dire nella vostra soldi. Lingua? Soldi. E anche, come dire, mogli di un dio importante, ecco. Sì, entrambi. Entrambi. Mamma mia, ma sono nomi importanti. Sì. Vi piacciono? Sì, sì, molto. Ah, bene, perché c'è tutta una storia dietro che... Sì. Insomma, allora ragazzi, però quello che vi piace molto è anche correre. Sì, molto. Molto, molto. Per chi correte, lo ricordiamo? Polisportiva Monteveglio. E siete tanti oramai, che venite alle nostre gare. Sì, molti. Molti. Come siete alzati questa mattina? 5:40. 6:15. Circa 5:40, 20 minuti. 6:15. Mettetevi d'accordo, gemelle, fatto tutto uguale, quindi 5:42 e mezzo. Non sono proprio così gemelle, sono un po' diverse come gemelle. Le terribili di Monteveglio. E a scuola invece? Andiamo a Bologna, sì, è bene, andiamo. Andiamo tipo in un paesino vicino Bologna, Bazzano si chiama. E andiamo bene a scuola. Cosa volete fare da grandi? Boh, non lo so. Girare per il mondo per fare l'interprete. Attenzione. Oppure anche girare per il mondo per fare le gare di mezzo fondo. Girare per il mondo comunque. Le terribili di Monteveglio. Anche il coordinamento si deve coordinare, non so poi chi il coordinamento che si coordina è una frase che mi piace davvero tanto. Maurizio, stavo origliando Maurizio Verna, colgo l'occasione per dire che domenica, ragazzi, saremo in casa della Cotignola per la sua gara, però Maurizio è il mio referente per le società podistiche ravennati, che poi mi hanno delegato Francesco, perché hanno detto due per la Sabri non bastano, ne servono due. Allora, intanto sulla parola coordinamento non era riferito a quello podistico ravennati, anzi sarebbe stato meglio, ma stavamo parlando del coordinamento della protezione civile della provincia di Ravenna, perché come sia Tondini che io facciamo parte di gruppi di protezione civile. Come che sapete, ringraziamo, perché per l'alluvione sono stati essenziali. Come sapete, Cotignola specialmente, io sono di Cotignola quindi parlo per Cotignola, abbiamo avuto una rotta sul fiume Segno, abbiamo avuto dell'acqua che è esondata alla Chiusaccia, quindi abbiamo avuto dei danni, non pochi danni. E come protezione civile ci siamo spesi, ecco. Poi che abbiamo fatto tutto bene non lo so, però il nostro contributo l'abbiamo dato di sicuro. Non sei tu, Franco, piazza a verificare il percorso, però insomma qui mi sembra che siamo in regola come lo scorso anno. Sì, qui dovrebbe essere abbastanza in regola, ancora non l'ho verificato, ma un giro ce lo faccio fra un attimo. L'importanza dei giudici, l'ho chiesta anche a Castenaso, qual è per i bambini? Che sia la cosa sia tutta regolare, che non si facciano male, per l'arrivo sarà per fare le classifiche. E quello è l'importante. Però siete una figura istituzionale per loro, amichevole ma istituzionale, un po' come le divise. Esatto, è un po' come... delle forze dell'ordine. Esatto, è un po' come le divise delle forze dell'ordine. Cerchiamo di essere il più amichevole possibile, perché non possiamo stargli addosso più di tanto. Loro si devono divertire, quindi cerchiamo di farli divertire nel miglior modo possibile. Ciao ragazzi, buongiorno, Atletica Ravenna in forze. Allora, come andiamo? Bene. Stiamo terminando un po' le gare delle promesse di Romagna, vi dispiace un po'? Sì. Non era convintissimo? Sì. Ti dispiace? Però non ci si alza più dopo la mattina presto per venire qua di domenica, magari dormi un po' di più? Sì. Sì. Però ti piacerebbe venire qui? Sì. Cosa hai imparato tu con le promesse di Romagna? Che cosa avete imparato voi dalle promesse di Romagna?
che non bisogna contare il posto, ma bisogna soltanto divertirsi. E voi vi divertite? Io sì. E tu? Sì. Anche tu? Siete fratelli? Sì. Allora, ieri ti ho visto che eri un po' in crisi, cos'era successo? Mi faceva male la gamba. Ho visto. E oggi come va? Meglio, però non ho rischiato di farmi male. Correttamente. Sei già sul campo, però hai accompagnato tuo fratello, perché? Però sei un calciatore. No. No! Primo ragazzo che non è un calciatore, mamma mia. Il mio preferito, tu sei un calciatore? Un altro preferito, perché sennò qui tutti giocano a calcio. Neanche tu giochi a calcio? No, io no. No, incredibile, è una cosa incredibile questa. Dillo di nuovo, io non gioco a calcio. Io non gioco a calcio, anzi, non mi piace neanche troppo. E perché non ti piace? Perché ci si fa sempre male, in genere. E alle promesse di Romagna? Alle promesse di Romagna anche, ma molto meno. Ci si fa male? Poco, insomma. Si corre? Sì. Si cade? È pericoloso il percorso? No. Ecco, dalla testimonianza di uno dei ragazzi, poi siete premiati tutti? Sì. Vuoi mettere? L'ho chiesto anche con i tuoi amici dell'Atletica Ravenna, gli altri due lì, fratelli, che si chiamano? Gioele e Mattia. E tu? Lorenzo. Lorenzo. Tu invece che ricordo porti nel cuore delle promesse di Romagna, quando avremo terminato dopo il 2 di novembre? Che mi sono divertito e è stata una bella gara. Ma tornerai da noi? Sì, io direi di sì. Tu invece come ti chiami? Olivia. Olivia, ti piacciono le promesse di Romagna? Sì, molto. E c'è un bel gruppo dell'Atletica Ravenna che ti segue? Sì. Ricordo che tempo fa arrivavate anche per Halloween tutti mascherati, o ricordo male questo? Anni fa. Forse. Quest'anno Halloween abbiamo dei programmi? Sì. Sì, cosa andiamo a fare? Io vado a fare dolcetto scherzetto. No, allora iniziamo a fare dolcetto scherzetto, andiamo di qua, ciao! Ciao, buongiorno! Ci sono sempre io, se c'è la telecamera io arrivo da dietro. Mi ripeti il tuo nome? Miriam. Sei una delle amiche delle sorelle Tondini. Dove sono le tue socie? Non ci sono stamattina. Arriveranno, Miriam. Senti, Miriam, perché ti piace venire alle promesse di Romagna? Posso chiedertelo? Non lo so. Non lo sai, però vieni e corri. Posso chiederti se ti diverti? Sì. Ti diverti? Continuerai a correre con noi ancora per tanti anni? Da grande cosa vuoi fare, Miri? Non lo so. Non lo sai? E quanti anni hai, me lo dici? 7. Sei già grandissima per la tua età. Senti, a scuola tutto bene? Francesco, la berretta mi dà l'idea che ci sia una temperatura già quasi invernale, insomma, un po' più freschino lo è. Sì, allora oggi siamo usciti di casa con 10-11 gradi, quindi stiamo già sentendo le prime temperature autunnali, insomma speriamo che le giornate siano comunque belle, perché oggi si prospetta una bella giornata. Qui c'è un percorso in mezzo al verde, quindi la temperatura sicuramente aiuterà. La prossima domenica, ore 9 a Cotignola, ritrovo in piazza la partenza sul viale laterale e poi il 2 di novembre al Parco Teodorico per il recupero della gara di Marina di Ravenna non disputata. Abbiamo visto la gara di Castenaso e anche la gara di Imola, fino ad ora sono le più popolate. Sì, da Imola ce l'aspettavamo, perché tutti gli anni è la gara che fa più numeri di bambini grazie all'interessamento e al coinvolgimento di società di atletica che sono sempre ben accette e noi cerchiamo sempre di coinvolgerlo. Imola è riuscita a coinvolgerla in maniera interessante e anche le scuole, soprattutto nonostante la giornata piovosa. E poi Castenaso, anche lì c'erano 116 bambini, che è un bel numero, larga parte dell'Atletica Castenaso, ma anche altre società che stiamo rivedendo dopo qualche anno
di calma e di ferma. Ecco, questo per noi è molto importante perché vuol dire che le società ci premiano, vuol dire che il circuito piace, il format piace, e grazie anche a voi che lo divulgate in lungo e in largo nella rete adesso, e quindi noi ci fa sempre molto piacere.